Benvenuti ragazzi e benvenuti alla nuova puntata di Palla Spicchi. Allora, partiamo con la notizia della giornata, quindi la vittoria clamorosa di Portland sui Milwaukee Bucks. Una no notte NBA che ci ha portato 4 partite. Questa è la partita più, diciamo, importante. E grazie ai 40 punti di McCollum, CJ McCollum, Portland batte per 118 a 113 i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo, fermato, diciamo, fermato a 23 punti. Una prestazione non delle migliori per Giannis, ma veramente va dato sicuramente il merito a Portland di aver fermato uno dei giocatori più forti in questo momento nel panorama NBA. 23 punti e 9 rimbalzi per Giannis non sono bastati ai Milwaukee Bucks per battere Portland. Sicuramente un grandissimo. E una partita in cui Portland ha veramente fatto passo dopo passo, una vittoria importantissima, quarto dopo quarto, tutti i quattro tempi vinti da Portland, veramente un grandissimo risultato che poi porta la vittoria per 118 a 113. Allora, andiamo a parlare anche dell'altra partita che si giocava questa notte a Phoenix tra Phoenix Suns e Brooklyn Nets. 104-92 per i Brooklyn Nets, grande prestazione di Caris LeVert. 26 punti, sicuramente molto molto importante la sua prestazione, non bastano dall'altra parte i 20 punti di Devin Booker, altre invece prestazioni importanti a rimbalzo, invece per DeAndre Ayton con 13 rimbalzi. Sicuramente Portland, scusate, Phoenix ha fatto vedere sicuramente una buona partita, però non è bastata per battere Brooklyn. Brooklyn in stagione 5 vittorie e 6 perse, sicuramente potrebbe dire la sua e anche pensare ai playoff, perché a est la situazione è molto molto, diciamo, di record non è sicuramente molto, non si capisce molto bene quali squadre andranno in playoff, ma Brooklyn in questo momento è sicuramente una squadra che potrebbe fare i playoff a est. Quindi complimenti sicuramente per, diciamo, la crescita di questa squadra che negli ultimi anni sicuramente è migliorata anno dopo anno. E per Phoenix invece è troppo presto a parlare anche di successi, ma si sapeva comunque che la stagione non sarebbe stata delle migliori. Comunque due punti fondamentali saranno Devin Booker e DeAndre Ayton per la crescita di questo gruppo. Andiamo a parlare invece della terza partita che giocava a Dallas, tra Dallas Mavericks e Washington Wizards. Arriva la ottava sconfitta in 10 partite per Washington, veramente in crisi nera. E sembrava sicuramente avesse aperto un ciclo di vittorie dopo la vittoria contro New York in casa, ma arriva subito una nuova sconfitta a Dallas. Quindi Dallas vince la terza partita in stagione, e grande prestazione di Luka Doncic con 23 punti. E Harrison Barnes un rimbalzo veramente molto molto buono con 13 rimbalzi. Dall'altra parte non basta la doppia doppia da 24 punti e 10 assist di John Wall. E buona la prestazione di Dwight Howard a rimbalzo con 11 rimbalzi catturati, però ancora poco per soddisfare sicuramente i tifosi degli Wizard. E Dallas fa un grandissimo parziale nell'ultimo quarto da 29-19. E Washington era rientrata in precedenza nel terzo periodo, sicuramente, e questo sforzo nel terzo periodo è stato pagato dagli uomini di Scott Brooks. Parliamo adesso dell'ultima partita della notte NBA tra Charlotte Hornets e Atlanta Hawks. Vincono i Charlotte Hornets con l'impunto di 113 a 102. E settima sconfitta per Atlanta, invece sesta vittoria per Charlotte. E grandissima la prestazione di Kemba Walker da 29 punti e 7 assist. E per Atlanta si salva sicuramente Jeremy Lin con 19 punti e anche Trae Young 10 assist. E allora adesso parliamo, mettiamo da parte il basket NBA, parliamo invece di basket europeo. Ieri è iniziata la settimana di coppe e ci ha dato solamente delle buone soddisfazioni per e la Rayer Venezia che batte in trasferta a Bonn in Germania i padroni di casa per 84 a 94. Grandissima la prestazione di Stefano Tonut, già in doppia cifra dopo solamente un quarto. Sicuramente una buona prestazione di squadra. Venezia segna 94 punti in trasferta, non è sicuramente mai semplice.
E brutto secondo quarto di Venezia, in cui aveva avuto un buon vantaggio dopo il primo quarto, finito per 20 a 34. Sicuramente Venezia poi ha un calo, però nella ripresa sicuramente dimostra veramente grande maturità e vince una partita molto molto importante per il girone. Invece arrivano due sconfitte in Eurocup, Trento non riesce a battere il Partizan Belgrado e perde per 76 a 71, una partita molto molto tirata, in cui Trento era rientrata negli ultimi minuti, invece perde a domicilio Torino contro il Francoforte per 75 a 85. Sicuramente negative l'Eurocup delle squadre italiane, che sicuramente hanno pochissime veramente chance di passare il turno. Questa sera in Eurocup gioca invece Brescia in casa del Monaco, sicuramente una partita molto molto difficile, staremo a vedere come si comporterà la squadra bresciana. E adesso invece parliamo di Champions League, due squadre impegnate, la Virtus Bologna nel campo del Besiktas, una partita veramente molto molto complicata. E poi, altro impegno sicuramente molto difficile per Avellino in casa, al Pala del Mauro, contro il Banvit. Invece si gioca anche in questo mercoledì di Coppe la FIBA Eurocup, Sassari e Varese protagoniste, Sassari in casa contro il Leicester, mentre Varese sempre in casa contro il Rischi Sportist. E quindi veramente tante partite di basket europeo. Invece domani l'appuntamento che vi sto sottolineando da tantissimo tempo, Milano CSKA di Mosca, ore 20:30, Eurosport Player. Grandissima la partita che vedrà impegnate la squadra di Simone Pianigiani contro sicuramente il roster forse più forte in Europa, e in cui gioca anche milita Daniel Hackett. Per questa puntata di Pallaspeaker è tutto, io vi aspetto venerdì per nuovi aggiornamenti. Ciao a tutti ragazzi!